Energia numero 15. Se sei nato il giorno 15 di qualsiasi mese, oppure calcolando, ricalcolando, trovi quel 15 nella tua data di nascita, questo video è per te. In realtà, parecchi di voi hanno questa energia che fa parte anche di voi. Perché? Perché calcolando, ricalcolando, sono più che sicura, trovi quel 15. Ad esempio, io sono nata 11/11/87. Sono piena di energia numero 15. 15. Il diavolo. In realtà non dovete aver paura. Perché? Perché ogni energia, ogni numero ha lato positivo, anche lato negativo, anche energia numero 15. 15. Che cosa intende come energia? Cosa è? Cosa rappresenta come energia? Tentazioni, manipolazioni, carisma. Vedere le cose attraverso così come sono. Quindi le persone con questa energia sono capaci di vedere attraverso tutto ciò che sta accadendo realmente, tutto ciò che vi sembra, non vi sembra. In realtà tutto ciò che vedete è la realtà. Per questo le persone con energia numero 15 vede tutte le cacche delle persone e si lamenta e dice: com'è brutto il nostro mondo. Ma in realtà chi ha questa energia, ha questo potere di vedere attraverso, può trasformare questo potere, trasformare in una cosa buona, in senso che se vede che una persona si comporta male, sente, vede attraverso questa persona com'è fatta realmente, può fermarsi prima di entrare in una situazione che può finire male, ad esempio. Oppure le persone che hanno questa energia possono fare dei lavori tipo casting director, perché vedono le qualità delle persone. Sono le persone che possono lavorare come psicologi, psicologi, psicologi. Perché sanno dare il consiglio giusto, vedono le cacche delle persone che possono trasformare in qualcosa di buono. Ok, siete molto carismatici, siete delle persone che anche con semplice sguardo sanno uccidere. In che senso? In senso che la vostra carisma, siete pieni di quel fuoco dentro che è importante far vedere e non nascondere, perché se vi coprite, coprite la vostra carisma, soffrite da dentro, perché in realtà tutto ciò che avete dentro è un tesoro, però dovete utilizzare bene. Andiamo avanti.